Ciao a tutti i fan dell'Orto Dio e ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, il solito ecologista che porta la sua maglietta verde un po' perché se lava poco e un po' perché è ecologista. Se lava poco, ma quando se lava usa l'acqua calda e quel bel impianto solare termico, che è il primo investimento sensato che consiglio a tutti, perché io ho 150 litri d'acqua calda ogni giorno gratuitamente, con una spesa iniziale di meno di 500 euro che ho riammortizzato in pochi mesi. Adesso avrò prodotto già 2-3 mila euro d'acqua calda. Ma volevamo parlare di come ridurre la Tari, la tassa sui rifiuti, che poi personalmente è l'unica vera tassa che pago. Allora, in molti comuni per chi fa il compostaggio domestico c'è una riduzione, purtroppo nel mio la riduzione è solo del 10%, però ad esempio nel comune di Roma, se non sbaglio, è del 30%, non male. Come si può accedere a questa riduzione? Bisogna fare appunto il compostaggio domestico. Io ho il mio mucchio del compost, faccio il compostaggio domestico, però non va bene, perché come glielo dimostro? Allora, qui abbiamo la mia vecchia compostiera che c'avevo a Roma, ma anche questa non va bene, perché come glielo dimostro? Ho dovuto comprare una nuova compostiera, eccola qua, ancora da montare, che poi, se è carina, verrà così come vedete nella foto, è da 380 litri, ci basta, tanto c'è pure quel mucchio. Ho dovuto comprare una compostiera, la stessa cosa che potete fare voi. Questa costava 44 euro, era quella che costava di meno. Vi fate fare la fattura, vedete Stefano Maggi? Vi fate fare la fattura a nome vostro, dopodiché la fattura la mettete sul computer e mandate un'email all'ufficio tributi del vostro comune chiedendo la riduzione della Tari. Ovviamente informatevi prima se il vostro comune è abilitato, perché alcuni comuni non lo fanno, ma se non sbaglio, da quanto ho letto, ripeto, per chi sta nel comune di Roma c'è una bella riduzione del 30% tutti gli anni sulla Tari, a fronte di una semplice spesa di 44 euro. Però mo, a parte questo trucchetto per pagare meno tasse, mi raccomando, il compost fatelo davvero, perché bisogna inquinare meno. Ciao belli!